E buonasera dal gruppo degli artisti Irpini. Si è appena concluso il concerto di Repei 80, questa band formata da artisti irpini. Abbiamo qui di fronte la vocalist Ida Picone, che ci dirà un poco come si è svolta la serata. Sì, buonasera. In effetti praticamente questa sera siamo stati qui in onore dei festeggiamenti di Sant'Antonio e di Santa Lucia. Ne sono contenta perché diciamo a noi fa piacere quando i gruppi locali, i gruppi irpini vengono tra virgolette menzionati, se così si può dire. Questa band Ripley 80 è nata più o meno una decina di anni fa, poi ci sono stati vari componenti che sono andati e sono tornati, per cui adesso ci siamo riuniti e stiamo partendo alla grande. Come dice stesso il nostro nome, Ripley 80, rivoluzione degli anni 80, italiana, dance e anche un po' di rock degli anni 80. Questa sera si è svolta più o meno come abbiamo già adesso menzionato, abbiamo fatto un po' di tutto, per cui diciamo più del nostro repertorio. Prossimamente ci potrete seguire però con una data ancora non stabilita, il locale di Latino. Chi vuole seguirci si può seguire anche su Facebook, Ripley 80. Dobbiamo ricordare anche i nomi dei componenti del gruppo? Sì, i nomi dei componenti sono, come lei ha appena menzionato, il vocalist della principale, sono io, Piconeta. Poi c'è il chitarrista Ennio Gallo, che è vibrato. Poi c'è il batterista D'Agostino Giancarlo, che è di Montefalcione. Poi c'è il bassista Antonio D'Alenio, che è di Montefalcione. D'Agostino Urbano, che è il tastierista, è sempre di Montefalcione. Come è nato questo gruppo? Questo gruppo diciamo è nato un po' per scherzo inizialmente, perché siamo tutti cugini e parenti, tranne il nostro chitarrista che poi si è giunto dopo, per cui alle feste ci siamo spesso riuniti e volevamo comunque cominciare a strampellare qualche pezzo. Poi è cominciato a piacere alle persone, per cui ci siamo messi d'impegno e abbiamo continuato. Il chitarrista è venuto da qualche anno, siamo molto contenti, per cui diciamo spero che anche lui non ci segua e non ci lasci, perché siamo una bella band. In conclusione si esibita anche un corpo di ballo di bambini, abbiamo visto. Sì, in effetti praticamente io oltre a fare la vocalist sono anche insegnante di danza moderna e balli di gruppo, per cui questa sera c'è stata l'esibizione nella mia scuola di ballo di Montefalcione, che si chiama Gli Amici del Ballo. E quindi abbiamo preparato una coreografia proprio degli anni 80, che era Ostaf, preparata all'ultimo minuto, però mi hanno dato comunque grandissima soddisfazione. E ringraziamo i Ripley 80 dal gruppo di artisti irpini. Grazie, alla prossima.